L'icona è definita una finestra sull'infinito e costituisce un settore dell'arte religiosa che riguarda l'arte bizantina, conservata ancora nella Chiesa orientale, ma si tratta anche di qualche cosa che appartiene alla Chiesa universale. L'iconografia non è soltanto un'arte, è anche una spiritualità. Quando inizio a lavorare per un'icona, incomincio sempre con una preghiera. Si invoca lo Spirito Santo che dia l'illuminazione e guidi soprattutto la mano dell'iconografo per poter esprimere con fedeltà il messaggio. Le icone sono un messaggio verso la persona, tanto così che si può benissimo parlare di pregare con l'icona. C'è tutta una serie di segni e soprattutto anche di colori che devono essere osservati, devono essere mantenuti. Il mondo celeste, ecco, non è un cielo, non è un panorama che si può fare dietro, ma si usa l'oro, che sarebbe, stando all'Apocalisse, il metallo dei re, il metallo anche delle divinità. Si tratta di un fondatore porta in mano la chiesa oppure il monastero che ha fondato. Di solito attorno vengono presentati dei piccoli quadri che ricordano la vita di questo personaggio. La Madonna rappresenta sempre la Chiesa. Una mano della Madonna è che sostiene il bambino. L'altra mano indica il bambino. Perché la Chiesa che mi presenta oggi il Cristo, la Chiesa è portatrice del Cristo.